La pace dei santi sia con voi. L'11 giugno la Chiesa celebra la festa di San Barnaba, apostolo. Mentre auguriamo buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Barnaba e auguri a quanti l'11 giugno festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza, andiamo a conoscere la figura di questo apostolo a cui la Chiesa ambrosiana è molto legata. L'ebreo Giuseppe, nativo di Cipro, si fa cristiano, vende il suo campo e consegna il ricavato ai piedi degli apostoli in Gerusalemme. Così lo incontriamo, presentato dagli Atti degli Apostoli con questo gesto di conversione radicale. La Chiesa neonata impara presto a onorarlo col soprannome di Barnaba, ossia figlio dell'esortazione, e la sua autorità cresce. Un giorno i cristiani di Gerusalemme sono sottosopra perché in città è tornato Saulo di Tarso, già persecutore spietato. Dicono che ora sia cristiano, ma chi si può fidare di lui? Ed ecco che Barnaba, preso Saulo con sé, lo presentò agli apostoli, dicono sempre gli Atti degli Apostoli, garantendo per lui. E basta la sua parola. Saulo, che poi si chiamerà Paolo, poté stare con loro. Qualche tempo dopo arriva la notizia che ad Antiochia di Siria si fanno cristiani anche dei non ebrei, novità mai vista. La Chiesa di Gerusalemme mandò Barnaba ad Antiochia, è l'uomo delle emergenze. E ad Antiochia capisce subito, scrive San Luca Evangelista nel suo secondo libro, vide la grazia del Signore e si rallegrò. Nessuna incertezza, nessun vedremo. Subito egli invita tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Risoluto lui per primo, porta Paolo da Tarso ad Antiochia. Predicano insieme, poi insieme portano soccorsi ai cristiani di Gerusalemme affamati da una carestia. Ad Antiochia matura il piano per una missione in terra pagana, diretta anzitutto alle comunità ebraiche, ma che poi si aprirà a tutti. Barnaba e Paolo sono designati all'impresa, prendendo con sé il giovane indicato all'inizio come Giovanni detto Marco, cugino di Barnaba, quello che sarà poi San Marco Evangelista. Questo primo viaggio missionario tocca Cipro ed una parte dell'Asia Minore. Barnaba è ancora con Paolo verso l'anno 49 a Gerusalemme per la focosa disputa sui pagani convertiti. Devono circoncidersi o no? Questa disputa porterà alla decisione di non imporre loro altri pesi oltre ai precetti profondamente radicati nell'animo degli ebreo cristiani. Tra gli anni 50 e 53 c'è il secondo viaggio missionario che toccherà anche l'Europa. Barnaba vorrebbe portare con sé Giovanni Marco, ma Paolo rifiuta perché nel primo viaggio il giovane futuro evangelista San Marco si è separato da loro. Insiste Barnaba ed è rottura completa tra San Paolo e San Barnaba. Gli Atti degli Apostoli dicono soltanto Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro e non parleranno più di San Barnaba. Se ne ricorda invece assai Paolo, probabilmente riconciliato con Marco. Scrivendo ai cristiani di Colossi e a Filemone, manda loro i saluti anche di Marco e ai colossesi precisa il cugino di Barnaba. Infine, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo Apostolo ricorda che anche Barnaba, come lui, si manteneva col suo lavoro. Non poteva essere altrimenti per il figlio dell'esortazione che per farsi cristiano si è fatto innanzitutto povero. Non è semplice cercare di scoprire come e perché sia nata e si sia diffusa la tradizione relativa alla presenza di San Barnaba Apostolo a Milano. Soprattutto in epoca medievale, la tradizione della fondazione della Chiesa milanese ad opera di San Barnaba Apostolo di Cipro viene usata in chiave propagandistica
per riaffermare un concetto di pretesa superiorità sulle altre grandi sedi arcivescovili dell'Alta Italia, fino al punto d'equiparare la cattedra di Milano a quella di Roma. Ma questa spiegazione, pur fondamentalmente corretta, rischia di essere tutto sommato riduttiva e parziale. Cesare Alzati, ad esempio, ricordando come la tradizione relativa ai viaggi italiani di Barnaba non sia stata inventata in ambito milanese, ma sia circolata inizialmente in Oriente, sottolinea come l'aria greca guardasse alla metropoli lombarda come a un vero e proprio punto di riferimento della cristianità, soprattutto dopo il magistero di Sant'Ambrogio. Sicché, lungi dall'essere il frutto di un orgoglioso particolarismo ecclesiastico, spiega lo storico, la tradizione agiografica dell'episcopato milanese di San Barnaba Apostolo può essere considerata espressione singolarmente eloquente della percezione che l'Oriente greco, attorno agli inizi dell'VIII secolo, ebbe della realtà ecclesiastica latina. E proprio sulle esigue fondamenta di una breve notizia tramandata da alcuni antichi testi greci, Paolo Tomea, docente di agiografia presso l'Università Cattolica di Milano, dopo anni di ricerca, è riuscito a ricostruire la complicata storia della tradizione che attribuisce alla Chiesa di Milano un'origine apostolica ad opera di San Barnaba Apostolo. In effetti, sebbene il titolo di sede apostolica sia stato generalmente riservato alla Chiesa di Roma e ai grandi patriarchi orientali di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, molte altre chiese nel mondo latino la rivendicarono a più riprese per essere state create, direttamente o indirettamente, da uno tra gli apostoli o da uno dei loro diretti successori. In Italia, accanto a Ravenna e ad Aquileia, la città che accampò più accanitamente e a lungo andare con maggior successo i diritti apostolici fu proprio Milano. Già Paolo Diacono, il noto cronista delle vicende longobarde, ricordava come lo stesso San Pietro avesse voluto inviare nel capoluogo lombardo Anatalone, quale primo vescovo. Una tradizione, riportata da Simeone Logoteta, raccontava che il principe degli apostoli in persona, San Pietro, aveva voluto fermarsi a Milano mentre era in viaggio verso la Britannia per istituirvi l'episcopato e il clero. In realtà, le uniche rivendicazioni storiche pervenutici circa l'origine apostolica della sede ambrosiana non poggiano né su San Pietro né sul primo vescovo di Milano Anatalone, ma sul maestro di quest'ultimo, e cioè proprio su San Barnaba Apostolo. Costui, pur non essendo uno dei dodici, fin dai primissimi secoli era universalmente venerato come apostolo, in virtù dello speciale mandato che aveva ricevuto insieme a San Paolo Apostolo. Ciò nonostante, il nome di San Barnaba compare collegato a Milano per la prima volta solo in epoca già tarda, in alcuni opuscoli greci contenenti il catalogo dei discepoli di Cristo comunemente disegnati del nome del loro preteso autore come Pseudo Epifanio o Pseudo Doroteo. La notizia venne poi ripresa e messa a frutto dall'anonimo autore del primo e più importante tra i testi milanesi a noi giunti sull'apostolato di San Barnaba nella città lombarda, il Libellus de Didu Civitatis Mediolanensi. Ciò nonostante, il nome di Barnaba compare collegato a Milano per la prima volta solo in epoca già tarda, in alcuni opuscoli greci contenenti il catalogo dei discepoli di Cristo, comunemente designati, del nome del loro preteso autore come Pseudo Epifanio e Pseudo Doroteo. La notizia venne poi ripresa e messa a frutto dall'anonimo autore del primo e più importante tra i testi milanesi a noi giunti
sull'apostolato di San Barnaba nella città lombarda, il Libellus de Didu Civitatis Mediolani, composto tra la fine del X secolo e gli inizi del XI secolo. È da qui che in seguito trasse ispirazione tutta la successiva tradizione sulla predicazione milanese del santo cipriota. Vi si legge come San Barnaba Apostolo fosse giunto a Roma nel 41 e qui, primo tra gli apostoli, predicasse il Vangelo convertendo tra gli altri il futuro Papa Clemente. Solo più tardi San Barnaba rivolse la propria attenzione a Milano, evangelizzando anche questa città, raccogliendo attorno a sé un gran numero di fedeli che prima di ripartire alla volta della Palestina avrebbe affidato al suo discepolo Anatalone, primo vescovo quindi della città lombarda. Il nucleo di tale racconto, che con brevi ma inequivocabili tratti asseriva il carattere apostolico della Chiesa milanese e il suo primato sulle altre diocesi dell'Italia settentrionale, ricomparve di lì a poco nella Commemoratio Ravennatis Archiepiscopi, dove la fondazione della Chiesa ad opera di San Barnaba Apostolo è riaffermata in funzione polemica nel secolare contrasto tra Milano e Ravenna. Sarà Landolfo Senitore, nella sua Historia Mediolanensis, scritta attorno al 1085, ad associare il nome di San Barnaba a quello di Sant'Ambrogio, per ribadire come in virtù di quei due giganti della fede, tutte le chiese del nord Italia dovevano considerarsi spiritualmente soggette alla Chiesa di Milano.